una serata che oltre a premiare le eccellenze del cinema, dello spettacolo e della recitazione, va a premiare, a valorizzare le eccellenze produttive, artistiche e artigianali e opere dell'ingegno che ci sono su questo nostro meraviglioso territorio. Allora, in compagnia di Rosella Antonelli, volevo fare un commento su quello che è stato la messa in opera di questa serata, anche proprio attraverso fiori, opere realizzate anche con materiali diversi che non siano soltanto i fiori, ecco. Quanto ci è voluto? Che cosa vi ha ispirato? Diciamo già il tema della serata, Hollywood Party, per cui abbiamo cercato di utilizzare il fiore come complemento di arredo, cioè di solito si fa il contrario, invece utilizzando materiali tipo candelabri con Swarovski, fiori molto semplici però assemblati in modo da sembrare cose molto bucoliche, abbiamo cercato di riprodurre una serata tra virgolette hollywoodiana. Abbiamo tutti avuto modo di apprezzare veramente l'impegno artistico che c'è in queste cose, però mi permetto di dire che non è soltanto un impegno di tipo artistico, perché ci vuole anche uno studio specifico. Ecco, quanto tempo ci è voluto per realizzare tutto questo, per arrivare a questa serata? Quanto tempo prima siete partiti? Diciamo come progetto iniziale sono circa un mese. Poi effettivamente nello stringere tutte i vari punti di vista sono 15 giorni. Come allestimenti sono 2 giorni che stiamo lavorando per fare gli arredi, ecco, della serata. Per quanto riguarda il resto, logicamente è un lavoro di equipe, perché la signora Sara Iannone è la persona che ha organizzato la serata, per cui ci ha voluto rendere partecipe di qual era il suo fine, il suo scopo, e da lì abbiamo lavorato tutti quanti. Direi senz'altro meritatamente riuscito. A tutti gli ospiti questa sera chiedo di fare un augurio particolare a questo premio che è alla sua prima edizione. Quindi il punto di vista di Rosella Antonelli qual è rispettivamente a questo premio? Beh, per quanto mi riguarda, visto che lavoro con i fiori, di omaggiare con i fiori una grande artista, forse ultimamente un pochino dimenticata, che invece potrebbe essere un inizio per ricordarla negli anni a venire. E chi è? Rita Hayworth. Scusa. Rita Hayworth, perché ce l'abbiamo qua, sì. Guarda. Rita Hayworth. La grande Anita Ekberg, di recente scomparsa, ma grande musa felliniana. Grazie a Rosella Antonelli. Buonasera.